Lacanto contro Palutena. Sì. Lacanto quindi personaggio poco rappresentato a livello globale, sì, proprio, esatto, non solo in Italia. Conosco Andre... due Lacanto. Lui avevamo era avevamo il buon Tommella, che però ormai è lungo andato il cane di Tommella. Sì. E adesso abbiamo soltanto lui, Andre, come unico rappresentante, sì, di questo personaggio. Insomma, vediamo un po' come va. È un button check, sì, sì, questo è un button check abbastanza palese. E i due giocatori sono concentratissimi, giustamente, sì, anche perché da quel che so Andre... Mi dispiace che Andre però non viaggia molto, perché dovrebbe viaggiare di più, cioè... Ma da... non so quanti anni abbia, ma penso sia piccolino. Molto pochi, molto pochi, vabbè, almeno dal mio punto di vista, ecco. Che cazzo. Ah, benissimo. Ok, non viaggia perché non viaggia e ho scoperto che è ben più che maggiorenne e quindi è più grande di me. È più vecchio di me. Quindi non vuole viaggiare, vabbè, prenderà come passatempo. Peccato, peccato, perché questo torneo potrebbe essere un breakout, se vogliamo, sì, per lui. Sì, potrebbe rivelarsi una bella spina nel fianco, cioè, anche perché... secondo il set record con il vantaggio è lui, sì, perché sì, mi sembra che siano 2-0, sì, 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 sì. Infatti è molto bello il fatto che siano stati loro ad incontrarsi, perché è un po' come se fosse la resa dei conti, sì, diciamo, no? Questa cosa qua, se effettivamente si chiuderà con il 3-0, oppure se su un asset tra virgolette nazionale ha la meglio il giocatore con più esperienza, anche perché è il primo nazionale di Andre questa volta. Primo nazionale di molti interpreti qua dentro. Sì, decisamente. Ok, si parte quindi Palutena, sì, di Filiberto e Andre, parte, il Da Kent. Pokémon Stadium 1, il primo stage. Parte subito con il suo zoning. Bellissimo, ecco, canna subito. Per subito siamo a 35%. Esatto. Questo è un po' il game plan di Andre, se vogliamo. Sì. Keep away, zoning continuo, prendo messicani, barili. Prendo il vantaggio e mamma mia. Sì. Qua però non ha seguito bene il follow up. Mamma cerca mia. Il counter. Ragazzi, Cascone siamo è in difficoltà, sì, enorme. Non sta letteralmente facendo nulla e ha quasi rischiato una 0-2 death, esatto, diciamo. Però insomma, vediamo. Il Cascone comunque è uno di quei, anzi Don è uno di quei giocatori che ha i nervi più saldi, se vogliamo. Chiedimi lo. È uno che ha davvero i nervi saldi e quindi, sì, finché non perde l'ultima stock non è mai detto, ecco. Esatto, diciamo più volte l'ha dimostrato. È uno di quelli che su cui non puoi mai dormirci, perché ci crede fino alla fine. Su quella un'ottima mentalità, cioè, anche se in questo momento Andre, cioè, sì, si sta facendo sentire parecchio, diciamo. 63%, cioè praticamente a metà stock, se vogliamo. Adesso ha finito le combo di Nair, quindi insomma Palutena comincerà a portare danno di un colpo alla volta. Esatto, cercherà tante read con il Bear e il Dash Attack, che sono due tool assurdi. Sì, per non dire ridicoli, perché... Oh, attenzione! Mamma mia! Cammina ottima in faccia! Sì. Yo! Mamma mia! Ragazzi! I setup, quelli belli! Quelli che non hai mai visto! Sì, è... Mamma, ecco, mia! Che qua juke! È stato un buff di mamma Cristo! Mia. Il fatto che possa agire dopo la recovery lo, sì, ha alzato di una tier da solo, perché è... cioè il Nair è una mossa spettacolare, perché comunque copre spazio, è veloce. Fair disjointed, bear disjointed. Bella, bellissimo. Ragazzi, qua Andre sta... non vuole perdere tempo. No. Vuole passare subito alla top 48, vuole far dimostrare che il seeding non significa niente per lui. Può voglio battere dire, tutto e tutti. Voglio dire, c'è già stata una persona che l'ha dimostrata questa cosa. Ma non faremo, sì, nomi. Allora, io... cioè, diciamo che in questo torneo il seeding è molto controverso per alcuni lati. Diciamo che ci sono tante persone che non hanno mai fatto tornei grossi e, esatto, che quindi sono passati sotto radar, diciamo. E questo è un po'... appunto, rende tutto un po' controversial, ma qua, mamma mia, Andre, è davvero assurdo. Sì, diciamo che porta però... a casa il primo match. Ci sono tanti interpreti che...
sono stati anche premiati da questa cosa che magari non giocano da tanto tempo. Sì. Ma vabbè. Vabbè, è andata così. Esatto. Rende tutto il torneo un po' più spicy, se vogliamo. Sì, infatti. Ecco. Infatti ci sono stati molti upset. È stato upsettato Sentenza, sono stato upsettato io, tu. Tuna Link è stato upsettato, stava per essere upsettato Nicola. Insomma, tanti bei match abbiamo visto. Speriamo che vi stia piacendo questo streaming, sì. Ragazzi, in MX Pro Tournament 3. Torneo più importante di sta season, ricordiamo. Assolutamente. Ormai è un pilastro della stagione estiva, se vogliamo. Posso dare anche un mega spoiler per quello che potrebbe succedere l'anno prossimo, sì. Dopo questo set. Vediamo. Intanto c'è Filiberto che continua con queste frame trap con i dash attack. Sta prendendo una bella percentuale, però bravo, ne parlo. Bravo qua donna a premere il tasto, perché sì, altrimenti si sarebbe preso anche bravo una pair. Best of 3 fino alla top 8. Ecco. La top 8 in voi sono best of 5. Yeah! Anzi dai, la top 24. Ma perché? Ma come? Perché da bravi produttori abbiamo messo tutto in anticipo e quindi siamo in anticipo, yeah. Benissimo. Attenzione, up smash che è una mossa fortissima. Molto, sì. Perché uccide presto. Tutti gli smash di Da Kant sono... Sì, sono utili. Sono sempre stati forti, anche su Smash 4 erano veramente forti. Mm-hmm. Poi anche, secondo me, il fatto che più li carichi e più hanno... Il fatto che più li carichi e più... Mamma mia, Andre, che cosa ci sta tirando fuori? Ragazzi, qua vediamo tutta l'inesperienza nel matchup di Don, che... Sì, che voglio dire, ormai un pochino di esperienza, lui forse nello specifico dovrebbe avercela, considerando che si sono già beccati due volte, ecco. Però Da Kant è un personaggio talmente woke, diciamo così, che può fare tante di quelle cose. Vabbè, sì. È un po' come quando giochi contro un Pac-Man che ti tira fuori, esatto, il nuovo setup che non sapevi. Mamma mia. Io mi ricordo ancora Funky che quando era venuto per lo Smash Class, che aveva fatto a Rothbart up B al bordo, si è messo sulla piattaforma di Battlefield e Smash, sono impazzito. Cioè. Funky aveva un setup per ogni giocatore. Ma davvero? Ma cioè. Salutiamo Funky. Sì, salutiamo il nostro amico Funky, cui vogliamo molto bene. Di cui io ho ancora lo skateboard a casa. Prima o poi verrà a prenderlo. Vabbè, intanto tornando al match vediamo che è una sorta di fotocopia del primo. Sì. Donna che soffre. In completo controllo, donna che continua a soffrire lo spam di proiettili. Mamma mia, ma è un geometra questo. Sì, ma davvero, ma... Ma che fa? Mi quella faccio costruire casa da lui, cioè... Esatto. Non... Mamma mia, ok. Ma ha fatto. Ha spaicato pure il baratto. Non gliene frega un cazzo. È impazzito. Non ho bisogno del baratto. Sì, sì, sì. Però devo dire che è molto impaziente su alcuni setup. Perché da alcuni canti potrebbe fare tanti più danni. Mamma mia, lì quindi... ha rischiato il Bair. Ragazzi, qua a Milano bisogna cominciare a studiare sto matchup. Sì, decisamente. Perché senza nulla togliere a Andre, si vede che comunque il personaggio lo conosce bene, ma non così bene. Allora, e non conosce bene Palutena. Diciamo che è il discorso base che sta, se vogliamo, al successo di Hamza su Mini, il fatto di avere uno Yoshi che ha giocato sicuramente contro mille Fox, esatto, così Da Kant ha giocato contro mille Palutena, ma non viceversa. Mm-mm. Attenzione. Vediamo intanto. Mamma mia, ecco, il messicano, sì, è fortissimo in sto gioco. Sì, sì, davvero, sì. Cioè, ha cambiato la pistola, il messicano sto giro funziona. Possono uccidere. Sono best of 5 a partire dalla 12. E intanto vediamo. Attenzione. Ottima DI da parte di Andre, che comunque non si prende più le porcherie da day one. Mamma mia! È ancora stava vivo! Per morire. La piattaforma! La piattaforma lo salva di brutto perché l'avrebbe messo in una posizione l'ha pessima. L'ha barellato. Ragazzi, stop al free play definitivamente, sennò vi sculaccio tutto. Esplode! Ha coperto tutto. Con quella canna ha coperto tutto, perché se rollava faceva tilt dalla parte. Sì. Rimaneva in scudo, grab, tutto il resto canna. Sì, sì, sì. Ragazzi, qua 2-0. Sì. Diciamo che... Canna che d'ora in poi chiameremo la Chieres.
Chieres che fa anche quando colpisce. Esatto. Arbitre. Va bene, va ti bene. Fa rimanere di sasso. Io direi Ike. Adesso. Io direi no, rimane Palutena. Cascone ha detto questa season voglio vincere e ha preso giustamente il vero PG che porta i pantaloni nella sua pool. Insomma, però qua l'altro personaggio non ce li ha i pantaloni eppure vediamo. Sì, eppure è uno dei più forti del gioco per quanto ormai sia in disuso perché è una gimmick, ma vabbè. Allora ragazzi, qua che cosa deve fare secondo te Don per recuperare e cominciare questo reverse? Non andare dritto contro un muro contro di lui, aspettare, capire cosa vuole fare con la canna. E appena posiziona il messicano, andare di muso duro, perché la canna è frame 1, il set B è ridicolo in sto gioco, perché tu lo sai che se esplode sullo scudo... Morto! Sì. Se esplode sullo scudo, rimangono i pezzi che sono hitbox attive. Ma va, ti lo giuro. Li vedi i pezzettini pixelati? Sono sì. È stupido. Mi fa incazzare sta cosa. Scusate le parole. Mi fa arrabbiare tantissimo. Allora, qua comunque sto vedendo un cambiamento di Don rispetto ai match precedenti, perché sta cominciando a usare di più il neutral B. Quando vede che Andre comincia a spammare pesante, comincia a usare il neutral B praticamente. E sta funzionando. Oh mamma, attenzione! No. Sta funzionando bene, non ha coperto bene il ledge adesso Andre. Ecco, avesse pure una... Wow! Grande Andre. Ha studiato. Sì. Guarda, quando si tratta... assieme a Mago, secondo me, uno dei migliori giocatori a coprire il ledge. Perché ha tanta fantasia. Mago e Andre sono i migliori trappers. Sì. Vedremo il disco a breve, quindi. Guarda, non lo comprerei mai perché mi metterei a piangere. Soprattutto quando Mago sta al mic. E attenzione, parte mamma subito mia. Il recupero. Ragazzi, ha chiuso gli occhi un secondo. È durato un attimo sto stock di Cascone. Attenzione. Sì, ottimo modo per l'andare. Back throw, il ciaone. Secondo me quella back throw non la volevano programmare così. È caduto il gatto sulla tastiera quando hanno programmato. Hanno chiuso gli occhi un secondo anche loro e hanno detto così. Attenzione. Secondo me qua Don può riuscire a portarsi a casa un game almeno. Sì, perché comunque il livello di skill è alla pari, ma il livello di studio è tutto sulla parte di Andre, perché come hai detto tu giustamente... Attenzione. Qua quasi ci riesce. Non ce la fa purtroppo. No, non riesce ad entrare, ma perché... Sta facendo il gioco di Andre in questo momento. Sì. Che è un grosso problema, perché Andre il suo gioco lo gioca bene. Sì. Troppo bene. Attenzione! Lì un fair. Almeno lo avrebbe mandato off stage, diciamo. Però il nero ha più knockback. Attenzione! No, sbaglia il setup. Ottimo scudo. Il messicano muore dal suo proiettile. Non sapevo fosse trascendentale. Ottima. Ottima barriera. Ok, è sua la... Mamma mia, l'ultimo colpo! 3-0. 3-0, schiacciante. Allucinante. E Andre, winner top 48 nella giornata di domani, signori. Se l'è meritata. Sì, non posso dire altrimenti, se l'è meritata. Complimenti. 3-0 solido. Ha avuto... Ecco, abbiamo un replay qua, vediamo che cos'è questa scena. Credo sia l'ultimo F Smash. Sì. Vediamo un po'. Attenzione. Qua sì, esatto, la roll read e con l'F Smash che ricordiamo che più carica più va in là. Sì, aggiunge degli spari praticamente. Va bene ragazzi, questa è stata la fine della winner per quanto riguarda